Commissario D'Acunto, prima uscita ufficiale da commissario prefettizio di Torre Annunziata, che situazione ha trovato dal suo arrivo qui, dal suo insediamento? Ma come lei può immaginare, chiaramente si tratta di una situazione complessa che va seguita per i vari risvolti che ci sono verificati. E dunque, da un punto di vista amministrativo, è un comune che va seguito. Problematica come i beni confiscati, avete trovato tanti beni confiscati occupati? No, sto facendo fare una ricognizione appunto perché per capire quali siano occupati e quali no. È chiaro che si tratta di un'attività importante che fa capo al comune, cercheremo di svolgere il lavoro nel miglior modo possibile. Quali altre criticità avete trovato dal vostro arrivo, se ne avete trovate? Ma guardi, come lei sa, si tratta di un comune che ha delle sue complessità e quindi in quanto tale mi spiace vedere che ci siano tanti edifici scolastici che hanno bisogno di ristrutturazione. Ne abbiamo chiusi già due per motivi anche di disinfestazione. Questo non va bene, vuol dire che bisogna guardare alla ordinaria amministrazione con più attenzione. Ha parlato anche delle bellezze di Torre Annunziata, vuole andare anche a visitare gli scavi di Oplonti e questa mattina anche un rilancio dal punto di vista sociale con la riapertura di Villa Cesarano. Allora io sono tenuto a dire che il territorio non va visto solo in questo senso, ma anche nel senso di farlo conoscere per le sue bellezze storiche, artistiche. Io andrò a vedere insieme alle altre persone per vedere un rilancio di questa villa Oplontis che ho visto soltanto sulle figure e ho il piacere di andarla a vedere di persona per fare in modo che con la mia visita si possa conoscere anche un pochino in altri luoghi.